Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito, eccoci qua, domenica e sicuramente domenica quando vince il Milan è più bella per tutti noi, questo è poco ma sicuro. Anche se c'è molto da parlare, c'è molto da dire, ci sarebbe da prendersi solo i 3 punti e stop, che non sarebbe poco, però durerebbe 20 secondi il video. Quindi invece andiamo un attimino dentro quelli che ci sono, i problemi che ci sono e che abbiamo visto chiaramente ieri. Vi ricordo, prima di iniziare, un like al video perché è molto importante per il canale, non vi costa nulla, e iscrivetevi, state seguendo, quindi vi fa piacere seguire, è gratis, iscrivetevi al canale e campanella per le notifiche. Io vi ringrazio comunque, a prescindere. Ovviamente, prima lasciatemi ringraziare con molto affetto il sindaco Sala di Milano, l'assessore, che ha pensato bene di organizzare nella zona della Maura dove sarebbe dovuto sorgere lo stadio nuovo del Milan, no? Dove ci hanno detto che c'era il problema dell'inquinamento acustico, della confusione, del traffico, insomma, tutti questi problemi qua. Allora, ringraziamo l'efficientissimo sindaco di Milano per aver organizzato e consentito si svolgessero nello stesso orario praticamente la partita del Milan col Verona e il concerto di Marracash, il tutto lì nell'arco di 1 chilometro. Questo cosa ha comportato? Ha comportato traffico bloccato per tutto il pomeriggio in tutta la zona di Milano. Arrivare allo stadio è stata un'impresa con la macchina e non vi dico il traffico, non vi dico. Caro Sarà, non ti dico l'inquinamento acustico ieri, pieno di inquinamento acustico, ma sicuramente voi sarete felici, perché è importante che alla Maura non facesse lo stadio il Milan, poi facciamoci i concerti di Marracash il sabato pomeriggio. E complimenti, veramente, complimenti, siete una giunta fantastica. E quello che vorrei dirvi, sinceramente, non posso esprimerlo per ovvi motivi, ma spero lo sentiate proprio con tutto il cuore. Allora, fate i complimenti alla fallimentare giunta di Milano. Passiamo a noi. Dicevamo, ci teniamo i 3 punti e ci prendiamo questo bicchiere mezzo pieno o andiamo a vedere i problemi che ci sono. E ci sono i problemi. Primo, e come ogni anno arriva in questo periodo, cioè nel momento in cui dobbiamo giocare una volta ogni 3 giorni, i nostri giocatori si rompono in una maniera che non è normale, almeno vedendo le altre squadre di calcio. Kalulu, Calabria, Theo, Maignan, Krunic. Forse dimentico qualcuno, eh. E in questi, cioè, trovarsi senza, ieri Krunic si è fatto male durante la partita per ovvi motivi di cui parleremo dopo, ma Kalulu, Calabria, Theo e Maignan è veramente qualcosa di. Ora preghiamo che veramente quello di Calabria e Theo sia solo un affaticamento e mercoledì siano già a disposizione, perché sennò la situazione diventa già di emergenza, ma emergenza molto 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 pericolosa per le nostre prossime partite. Comunque, passiamo alle pagelle, poi alla fine quando parliamo di Pioli chiudiamo il discorso. Allora, Sportiellone 7, meno male lo abbiamo Sportiellone, perché ieri ha fatto una parata che ha salvato il risultato, perché difficilmente l'avevamo ripresa quella partita, e mi ha dato senso di sicurezza, sicurezza in ogni momento, in ogni frangente in cui ha dovuto metterci del suo, quindi un bel 7 a Sportiello, bravo. Kier, primo tempo non mi è piaciuto, secondo tempo sì. Quindi si prende un 6 e mezzo. Primo tempo si è lasciato anticipare su quel colpo di testa e insomma non mi sembrava molto sul pezzo. Invece secondo tempo si è alzato il livello, mi è piaciuto. Ciao 7 per tutta la partita.
7, ha giocato bene, mi è piaciuto, sicuramente ecco, lui è uno di quelli che a cui gioverebbe il gioco a 3 perché penso sia il suo, diciamo, può esprimersi al meglio. Certo, un difensore completo secondo me deve saper giocare a 4, lui lo fa anche bene, a parte alcuni errori di gioventù probabilmente. Ma ieri partita da 7 anche perché il signor Maresca che prenderà 5 gli regala un cartellino giallo a metà del primo tempo, quindi lo condiziona per tutta la partita. Ma lui si molto freddo, molto glaciale, molto bravo. 7. Tomori 7,5, migliore in campo perché secondo me Tomori è un grandissimo difensore. Guardare anche dalle altre parti per vedere cosa combinano. Mentre lui ieri partita di una sicurezza totale, 7,5. Musa 6,5, mi è piaciuto, è stata una sorpresa, chiaramente fuori ruolo, non era nel suo ruolo, chiaramente. Però mi è piaciuto per dinamismo, per impegno fino ai crampi degli ultimi 5 minuti, eppure anche lì non ha mollato, andava lo stesso a pressare, a recuperare palloni. Ecco, mi è piaciuto molto Musa, soprattutto per lo spirito con cui ha affrontato la sua prima San Siro da titolare. Bravo Yunus. Krunic 5,5. Krunic 5,5 perché si vedeva che aveva le pile scariche. Non si vedeva, anzi non si vedeva. Non si vedeva proprio. E per di più, alla fine, come ovvio tutti pensavamo potesse accadere, si è infortunato semplicemente perché fino ad ora ha giocato 90 minuti tutte le partite, ma questo avrebbe dovuto saperlo qualcun altro. Reinders, allora, mi è piaciuto il primo tempo. Il primo tempo mi è piaciuto. Andava a prendere palloni, era l'unico che cercava di organizzare un po' il gioco, un gioco totalmente confusionario. Lui era l'unico che cercava di mettere un po' d'ordine. Strano gli venisse chiesto di fare l'incursore, praticamente di andare a prendere le spizzate di Giroud, che non ci sono mai state comunque. E secondo tempo la confusione è aumentata, siamo andati più in difficoltà, insomma lì un po' è sparito. Quindi gli do un 6 per il primo tempo in cui ha cercato di, anche lui chiaramente comunque, in una posizione e in un ruolo non suo in quel momento, in questa partita. Pulisic 5,5, ma ha sbagliato tanto, insomma ci ha provato, ma ieri non riusciva ad andare via, non riusciva, ha subito la fisicità dei veronesi. E poi, anche qui non capisco, questo giocare praticamente da trequartista, lui ha giocato praticamente da trequartista ieri, perché la fascia l'ha lasciata completamente a Musa e lui si accentrava andando a fare questo gioco tra le linee che non gli è mai riuscito, però lo portava a giocare in una zona da tre quarti, da sottopunta praticamente. E quindi a volte io fatico a comprendere queste scelte, questi cambi di posizione. Per me il calcio è molto più semplice di quello che a volte viene studiato da Casapioli. Non lo so, mi è sembrato strano questo accentrarsi per creare praticamente questo 3-4, 3-4-1-2, ma lui praticamente agiva dietro a Giroud. Boh. Leao 7 perché segna, perché si fa vincere la partita, il gol era tutt'altro che semplice, è stato molto freddo finalmente e nel secondo tempo diciamo è l'unico che nei 20 minuti in cui il Verona ci ha messo lì, anche senza creare grosse occasioni, però ci ha messo lì, lui diciamo era l'unico sfogo, l'unica valvola di sfogo per le uscite nostre. Giroud 5. Giroud lo sapevamo ampiamente, l'abbiamo detto ampiamente,
Vale lo stesso discorso di Krunic, ha giocato sempre, ha giocato troppo, non sta in piedi, non sta in piedi. E sbaglia le sponde più semplici. Ha il merito di aver messo la punta del piede per mandare Leao, ma lì, sinceramente, cioè, non è che sia una giocata, eh? Diciamocelo chiaro. Quindi, Giroud 5, ripeto, non per colpa sua, per colpa in primis di chi non fa giocare Jovic o Okafor al suo posto, e in secondo battuta di chi non gli ha preso un giocatore che avesse fatto da titolare e lui nel ruolo di secondo attaccante, che è più congeniale per la sua età, per i suoi anni, ovviamente, per la sua condizione fisico-atletica. Quindi il problema nasce da questi due fattori. Comunque Giroud 5. Andiamo ai cambi. I cambi, allora Bartezaghi un 7 perché non è affatto facile entrare a San Siro con 70.000 spettatori alla prima partita in Serie A e giocare in un ruolo delicato come quello che è il vice di Teo. Non ho messo Florenzi nelle votazioni, scusate, mi sono dimenticato di Florenzino, ecco che adesso mi viene il dubbio che tra l'altro è stato uno dei migliori, si prende un bel 7. 7 perché è stato il più Florenzi 7 è stato il più positivo nel primo tempo, nel secondo tempo è ovviamente calato per ovvi motivi e comunque per quello che ha dato si prende un bel 7. Bartezaghi che sostituisce, quindi abbiamo detto Florenzi 7 e perché? Per i motivi che stavo dicendo, quindi perché gioca a San Siro davanti a 70.000 prima di Serie A eppure su risultato in bilico, quindi molto complicato, però non dà segni di emozione particolare e si comporta bene. Bravo, 7 di fiducia e di stima e per il suo futuro. Loftus entra, si sente il peso del suo ingresso, 6 e mezzo. Pobega invece entra male, due palloni sbaglia. Mi sembra che tecnicamente questo ragazzo faccia fatica a crescere, non riesco. C'è fisicamente, ma tecnicamente fa una gran fatica a crescere, non vedo mai miglioramenti dal punto di vista tecnico. 5 e mezzo. Jovic, bella, bella sorpresa, mi è piaciuto Jovic. 6 e mezzo, ha fatto più lui in un quarto d'ora, 20 minuti di quello che ha fatto Olivier Giroud in tutto il resto della partita, ovviamente non per colpa di Giroud, lo ripeto per chi non volesse capirlo, non ce l'ho con Olivier. Se giocasse una volta alla settimana va benissimo Olivier, perfetto. Farlo giocare 3 volte alla settimana mi sembra leggermente anche dannoso, sinceramente, per l'attacco del Milan. Comunque, Jovic, stavamo dicendo 6 e mezzo perché mi piace, perché secondo me si è comportato molto bene. Okafor lo stesso, Okafor bene a sinistra, quindi quello è il suo ruolo. Poi ovviamente speriamo che in caso di emergenza potrà giocare anche centrale. Però mi è piaciuto, ha provato delle sgroppate, c'è ancora fisicamente, secondo me deve un po' lo vedo ancora leggermente appesantito, però il giocatore c'è, speriamo di trovarlo al meglio dal punto di vista fisico. Pioli 5 perché non mi è piaciuta la gestione di Krunic e di Giroud. Ho visto confusione tattica, mi sembra che la squadra abbia perso un po' la sua identità in questo momento, speriamo la ritrovi presto. E perché bisogna prima o poi trovare una soluzione a tutti questi infortuni che condizionano ovviamente in modo negativo le nostre partite e la nostra stagione. Maresca 5, perché il signor Maresca nel primo tempo non vedeva l'ora di ammonire un giocatore del Milan, quindi fischia un fallo inesistente a Ciao. Ciao, giustamente, fa un piccolo gesto per dire che il fallo non c'era e si prende il cartellino giallo. Io oggi guarderò forse la partita di quelli là, controllerò quante volte verrà ammonito Barella durante la partita
Penso che se il metro di giudizio è quello usato da Claudio, dovrebbe essere ammonito 7, 8, 9, 10 volte a partita. A stasera, ciao ragazzi, forza Milan.